Pace e bene a tutti, bentornati e subito dopo il Natale, 26 dicembre, ricordiamo Santo Stefano. Ascoltiamo. Santo Stefano è il primo martire della cristianità. La sua festa viene celebrata subito dopo la nascita di Gesù, per evidenziare il profondo legame che esiste tra l'incarnazione e il martirio. La storia di Stefano è narrata negli Atti degli Apostoli. Pieno di fede e di Spirito Santo, viene eletto dagli Apostoli come primo dei sette diaconi. Faceva grandi prodigi e segni tra il popolo, e per questo motivo i giudei gli piombarono addosso, lo catturarono e lo condussero davanti al Sinedrio. Al Sinedrio Stefano parla a lungo e con coraggio, chiama i suoi ascoltatori, testardi e incirconcisi di cuore, perché oppongono resistenza allo Spirito Santo, e come i loro padri hanno perseguitato i profeti, così loro hanno ucciso il Cristo, di cui i profeti avevano preannunciato la venuta. Il più violento dei suoi accusatori è Saulo, che chiede con insistenza per lui la lapidazione. Stefano viene portato fuori dalla città per essere lapidato. In ginocchio prega: «Signore Gesù, accogli il mio spirito, non imputare loro questo peccato». Mentre viene lapidato, il santo esclama: «Ecco, contemplo i cieli aperti e il figlio dell'uomo che sta alla destra di Dio». È presente anche Saulo, che custodisce le vesti dei lapidatori. Riferiscono gli Atti: «Uomini pii seppellirono Stefano e fecero un grande lutto per lui». Ha detto Papa Francesco: «Il protomartire Stefano, pieno di Spirito Santo, venne lapidato perché confessò la sua fede in Gesù Cristo, figlio di Dio. L'unigenito che viene nel mondo invita ogni credente a scegliere la via della luce e della vita. È questo il significato della sua venuta tra noi. Amando il Signore e obbedendo alla sua voce, il diacono Stefano ha scelto Cristo, vita e luce per ogni uomo. Scegliendo la verità, egli è diventato nello stesso tempo vittima del mistero dell'iniquità presente nel mondo. Ma in Cristo Stefano ha vinto». Santo Stefano è un santo molto celebre per quanto noi conosciamo, perché è molto nominato anche nei proverbi. Questo «dura da Natale a Santo Stefano» lo hanno reso famoso. Ma chi è effettivamente Santo Stefano? Santo Stefano è stato il primo martire della storia della cristianità, ovviamente dopo Gesù. È stato collocato lì proprio per ricordare che c'è un forte legame tra l'incarnazione ed anche il martirio, ed è un mistero quasi che va contemplato insieme. L'episodio del martirio di Stefano è struggente, lo abbiamo ascoltato, e ricordiamo che lì presente c'era anche una persona in particolare, Saulo, colui che diventò poi San Paolo. E proprio nel gesto di compiere il martirio, tutti quelli che erano presenti, ci dice la scrittura, deposero le loro vesti ai piedi di Saulo, che era un grande persecutore della Chiesa a quei tempi. Allora vogliamo vedere il martirio proprio in quest'ottica, un gesto d'amore, di grande amore, che però produce dei frutti bellissimi. Santa Chiara, San Francesco erano tutti desiderosi di riuscire ad arrivare a questo picco d'amore che era il martirio. E noi non abbiamo occasione, io direi per fortuna ai nostri tempi, di finire uccisi per la fede, ma tanti e tanti fratelli e sorelle purtroppo in questo momento, proprio in questo momento, stanno soffrendo a causa della loro religione e da quello in cui credono. Allora dobbiamo chiuderci in questa giornata in un silenzio particolare anche all'interno delle feste, per dare una preghiera molto molto forte, pronunciare un grido ai piedi del Signore affinché ascolti la nostra preghiera e porti sollievo alle persone che stanno soffrendo a causa della fede, ma soprattutto porti conversione a coloro che sono i persecutori. Santo Stefano prega per noi.